Come trasformare d'ulivo il ramoscello in un coniglietto bello? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sono troppo raffreddata per mostrarmi in video. Dovrete accontentarvi di un video veloce ma molto molto carino e significativo, dedicato all'imminente Domenica delle Palme. Un video perfetto da fare il sabato pomeriggio con i vostri bimbi o il sabato mattina se siete fortunati e non lavorate. Bene, e allora buon lavoro e felice Domenica delle Palme a tutti. Quindi cominciamo subito. Cosa ci serve? Un ramoscello di olivo. Questo è un olivo bio che mi ha dato il mio amico Giuseppe, che ringrazio, che fa l'olio e ha sacrificato una parte della sua pianta. Un nastro di raffia, io l'ho preso bianco ma tutti i colori pastello ci stanno bene, io ho una predilezione per il bianco durante la Pasqua, e poi delle forbici. Taglio il mio ulivo a ramoscelli più piccoli e più lavorabili, così. Ci occorrerà anche un tappo di un barattolo, sapete, quello dell'orzo. Questo per esempio è un tappo delle prugne secche, ma ci sono dell'orzo, del caffè solubile, questi tappi morbidi che di solito sono sui barattoli in cartone. E poi la pistola per colla a caldo e relativa stecca. Come prima cosa taglio la circonferenza seguendo il garbo del tappo. Io ho preso un tappo perché l'idea mi è venuta guardando questo, ma voi potete usare anche un qualunque cartoncino tagliandolo in forma circolare e creandovi così un dischetto forato che abbia uno spessore, che abbia una larghezza di 7 mm circa. Adesso prendo i miei rametti di ulivo e invece di appiccicarli interi prendo le singole foglie. Come prima cosa prendo la prima fogliolina e la adagio, così. E partiti dalla prima, ne faccio agganciare una serie ponendole in maniera garbata, cioè con un garbo che a me piaccia. E compongo tutta la ghirlandina. Da principio lo schema che seguo nell'applicare le foglie è sempre lo stesso: una centrale e subito dopo due laterali, una a destra e una a sinistra della foglia centrale. E proseguiamo così per tutto il senso della ghirlanda. Unica accortezza: man mano che andate avanti togliete i filini di colla a caldo che si formano, non fateli accumulare con la speranza di toglierli tutti alla fine, perché sennò diventerà veramente difficile poi dirimere la matassa di filini di colla che si sarà formata. Nell'ultimo giro, quando i due filari di foglie si accavalleranno, dovremo andare inserendole dal basso. Quindi prendo la foglia, metto la colla sul retro della fogliolina, alzo il primo giro e inserisco la foglia. Ok? E ad occhio mi regolo su quante ne voglio inserire. Per esempio qui un altro giretto lo farei. Benissimo, arrivati a questo punto visivamente è molto carina, ma noi non ci accontentiamo, perché adesso dobbiamo coprire anche il laterale con un susseguirsi di foglioline. Prima di proseguire però
taglierò tutto ciò che fuoriesce dalla composizione in maniera disordinata, quindi poto i gambetti sguiscianti a destra e a sinistra. Quindi prendo altre foglioline e, cominciando da un punto assolutamente a caso, comincio ad attaccare via via una dietro l'altra le foglioline per coprire il laterale. A questo punto la domanda sorgerà spontanea: ombretta, ma col tempo le foglioline cambieranno colore? Naturalmente sì, seguiranno il decorso biologico della foglia, quindi piano piano nel tempo, ma molto piano, diventeranno prima un verde spento e poi un verde un verde quasi marrone, però saranno comunque molto gradevoli da guardare lo stesso. A quel punto però, un domani, se la ghirlandina vi piace lo stesso, vi ricorda una Pasqua particolare, vi ricorda un dono ricevuto magari da qualcuno a cui tenete particolarmente, con una spray, con una bomboletta spray potete dorarle o farle tutte colore argento, oppure se volete potete farle direttamente con lo spray argentato e come si vendono già nei banchetti davanti alle chiese, molto spesso gli ulivi sono già spruzzati di spray argentato e così non subiranno nessun cambiamento cromatico. Io le preferisco verdi e addirittura le preferisco quando più in là nel tempo diventeranno con quel verde appassito dell'ulivo che a me piace particolarmente. Decidete voi la cromia che volete dare alla vostra ghirlandina. Una volta rivestito tutto il laterale, rivesto anche la parte posteriore. Adesso mettiamo un attimino da parte la ghirlanda. Occupiamoci di creare le orecchie per il nostro coniglio. Prendiamo sempre quella parte di tappo che avevamo eliminato e creiamo due orecchie da coniglio e anche su queste cominciamo a immettere le foglioline di ulivo. Qui la tecnica migliore è cominciare dall'alto e procedere via via verso il basso. È una sorta di mosaico con le foglie, vi faccio vedere. E allora si comincia a coprire e lì dove rimane qualche forellino si possono insinuare un po' più disordinatamente anche delle altre foglioline. Fatto il primo strato, prendiamo altre foglie e le adagiamo sopra fino a coprire tutta la superficie. Benissimo, la prima orecchietta è bella e pronta, ora facciamo anche la seconda. Naturalmente questo metodo va fatto sul fronte e anche sul retro. A questo punto abbiamo le orecchie, abbiamo la testa, possiamo comporre il nostro coniglietto. Allora dobbiamo cercare un punto in cui poter ancorare in maniera abbastanza mimetica le orecchie del coniglio, che comunque sono molto carine da vedere, quindi non danno fastidio anche quando se ne vedesse una parte che non riusciamo a mascherare. Quindi con sempre della colla a caldo, una volta deciso l'innesto, spariamo un bel po' di colla. Attenti a non scottarvi in questo passaggio, perché se avete la colla accesa da un po', a questo punto del lavoro sarà diventata bella rovente. Oh mio Dio. E attacchiamo il primo orecchietto. Ok, una volta che l'orecchia è bella saldata, inseriamo anche la seconda da qualche parte qui sulla ghirlanda e facciamo asciugare perfettamente. Lasciamolo qua e nel frattempo facciamo il fiocchettone. Sul palmo della mano arrotoliamo una decina di giri. Io ne ho arrotolati 16 per l'esattezza, li ho contati mentre li arrotolavo. Prendo un altro nastrino e
chiudo al centro e arrotolo l'altro nastrino al centro, 1 e 2, così, e stringo forte, fortissimo, facendo un bel nodo. A questo punto sta a voi decidere se lui è un coniglio maschio o una coniglietta femminuccia. Tagliamo l'eccesso, voilà, e se è una coniglietta femminuccia attaccate il fiocco qui nella parte superiore e regalatelo così. Se invece è un coniglietto maschio, fate in modo che il fiocco stia a mo' di farfallino. Ed è proprio quello che farò io, il mio un coniglietto maschio e il coniglietto parenzino. Facendo un po' attenzione, mettiamo un po' di colla a caldo su questa parte del fiocco. Se fosse stata femmina sarebbe stato più semplice, e al centro spingiamo senza ustionarci. Quindi spingiamo un attimo finché lui non starà su da solo. E il nostro coniglietto è pronto per accompagnarci alla messa della Domenica delle Palme. Sicuramente i bambini saranno molto molto contenti non soltanto di aspettare in chiesa il momento della benedizione, ma di avere in cameretta un oggettino come questo che ricordi la Pasqua, ma anche la tenerezza e l'amore di una mamma che l'ha preparato per i propri figlioletti. Ma è bellissimo anche da tenere in salotto! Preparate la vostra ghirlanda di Pasqua per la Domenica delle Palme e non esitate a postarla sulla mia pagina Facebook. Io vi lascio alle foto e vi auguro una splendida, splendida Domenica delle Palme. L'olivo benedetto di Giovanni Pascoli. Oh, i berami d'olivo, chi ne vuole? Son benedetti, li ha baciati il sole. In queste foglioline tenerelle vi sono scritte tante cose belle. Sull'uscio, alla finestra, accanto al letto, metteteci l'olivo benedetto. Come la luce e le stelle serene, un po' di pace ci fa tanto bene.